Sono partiti. Prime fasi di gara con Coloxa che va ad assumere l'iniziativa nei confronti di Io Criticum. In terza posizione galoppa Cala Regina nei confronti di Peron all'interno Arma Bianca, a largo Salar Thorfield, all'interno Beat of Chocolate, alla retroguardia Gran Zamir. Lo schema rimane invariato anche superata a metà dell'addirittura opposta, con Coloxa sempre in vantaggio nei confronti di Io Criticum. All'interno si mantiene Cala Regina, a largo Arma Bianca, quindi Peron, Beat of Chocolate, all'interno Gran Zamir. Quando si viene ad affrontare la piegata di pista grande con lo schema che praticamente rimane immutato, continua a condurre Coloxa nei confronti di Io Criticum a largo. All'interno si mantiene Cala Regina, quindi Arma Bianca che lavora dalla seconda linea al pari di Beat of Chocolate, Gran Zamir e Salar Thorfield. Ancora molti con chance superata alle intersezioni delle piste con Coloxa e Cala Regina alle prese nei confronti di Io Criticum, Arma Bianca che insiste a largo alla ricerca del varco Beat of Chocolate, esposta a largo anche Peron quando siamo a 250 metri dal traguardo, con Peron al centro della pista che ha preso leggero vantaggio ed è inseguito da Gran Zamir che si muove con decisione, quindi Arma Bianca, Peron è in vantaggio, inseguito da Gran Zamir che insiste all'esterno, Peron mantiene la posizione, attaccato a largo da Gran Zamir, lo scatto di Gran Zamir che sul traguardo appariglia Peron. Arrivo molto incerto in questa seconda corsa all'ippodromo di Firenze, andiamo a rivedere il replay sui monitors dell'ippodromo con Peron che è scattato a traguardo lontano, ha preso vantaggio, inseguito nelle ultime battute da Gran Zamir che ha cercato di far valere il miglior speed proprio nelle ultime battute, i due sono davvero molto vicini sul traguardo, Peron all'interno, Gran Zamir a largo, saranno ovviamente divisi dal giudice di arrivo, poi scorriamo avanti con le immagini che vediamo dalla nostra regia per il terzo posto. E anche qui sono molto vicini sul traguardo, a largo probabilmente la sensazione per il numero 3 di Salar Thorfield, avanti al numero 7 di Beat of Chocolate.